Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video e torniamo a parlare di mitici. Sì, dovevo uscire la settimana scorsa questo video, ma vabbè, rendetevi conto di quello che sta succedendo in questi giorni, quindi via con la sigla e poi parliamo di Toshiro. Bene, bene, allora, campione mitico per la fazione degli ombranti, abbiamo già chiuso il giro, quindi abbiamo almeno un mitico per tutte le fazioni e adesso cominciamo il secondo giro dagli ombranti, quindi in questo caso ha senso anche per quanto riguarda la lore, perché come sapete gli ombranti sono una fazione divisa con una parte ribelle ed una parte invece imperiale, se vogliamo, con i Mikage e quindi Lady Mikage, e dall'altra parte abbiamo Toshiro, che è il capo della resistenza. Quindi anche da questo punto di vista ci sta che questa fazione abbia due mitici. È ovvio che ne tireranno fuori anche per tutte le altre. Io speravo che tirassero, ci facessero tirare un po' anche il fiato, insomma bastava un mitico per fazione per un po' di tempo, ma vabbè, abbiamo già il secondo giro iniziato con Toshiro, che però è bellissimo, è davvero bello e credo che sia anche davvero forte, almeno da quello che si può leggere nel suo kit campione tipo attacco, che diventa di tipo HP se non ricordo male nella sua versione alternativa. Guarda come ti punta con la katana, ma ti dice tu adesso ti affetto. Con la sua a un attacco nemico con una probabilità del 50% di attaccare un altro avversario nel caso sia sotto il debuff sanguisuga che metterà anche lui. Piazza anche un buff velo perfetto su questo campione per un turno, che non è niente male. In realtà potrebbe essere un problema perché è un buff in più e potremmo essere presi di mira dalla testa che strippa, che se ne frega del velo, ok? Quindi non è che non ci vede, ci vede benissimo e ci vede anche attraverso il velo si ricorda che il velo è un buff in più. Siccome lui se lo mette ad ogni turno, è vero che non utilizza sempre solo la ad uno, per carità, utilizza anche le altre destrezze, però attenzione, insomma, perché potrebbe essere preso di mira di frequente da quella testa e questo è un campione da Hydra, eh? Con la sua A2 attacca per 4 volte a caso. Ogni colpo aumenta l'attacco e gli HP di questo campione del 5%, mentre è nella sua forma base, si accumula fino al 100%. Se un obiettivo è sotto un debuff sanguisuga, l'attacco e gli HP di questo campione vengono invece aumentati del 10%, quindi basteranno 10 colpi anziché 20, insomma, in totale, non 10 utilizzi di questa destrezza, ma 20 o 10 colpi in generale per attivare, insomma, il massimo potenziale di questa destrezza. Il danno inflitto da questa destrezza aumenta del 15% per ogni debuff sanguisuga sull'ultimo avversario. Se le teste sono 4 e noi abbiamo 4 sanguisughe attive, significa il 60% in più. Niente male, niente male, niente male. Con la sua A3 poi attacca tutti i nemici, piazza un debuff, riduci difesa e una sanguisuga per due turni, infligge un colpo extra ai nemici sotto A2 o più debuff. Bene, allora come sapete queste sono le destrezze che fanno più danni, ce lo ricorda Trunda, ce lo ricorda Magnar, ce lo ricordano un sacco di campioni, quindi le destrezze che attaccano una volta in più. Pensate recentemente a Narses, no? Perché condividono lo stesso moltiplicatore del primo colpo, che però è il moltiplicatore di una destrezza che attacca una volta sola, quindi è altissimo, ma noi lo raddoppiamo. Non è male. Questo campione dell'Hydra potrebbe dire davvero tanto, potrebbe fare una vagonata di danni enorme, potrebbe davvero risultare molto molto pericoloso, anche magari non in set selvaggio, in altri set. Che potrebbero essere interessanti per un campione di tipo attacco, sì, che però ha un HP di base niente male e anche una difesa niente male, quindi è anche tencoso, sebbene sia un campione di tipo attacco, e lo diventerà ancora di più nel corso dei turni ogni volta che utilizza questa destrezza qui. Lui poi fa già tutto senza Tomi, perché con i Tomi aumenta solo i danni, che va benissimo, per carità,
ma va a ignorare un po' di difesa, diciamo, non aumenta, non riduce i tempi di ricarica delle proprie destrezze che sono già fisse a 3 turni. Questa è tanta roba perché voi lo tirate fuori dalle schegge, lo mettete, lo vestite, lo mettete all'interno del team e funziona. Poi, se un giorno volete anche tomarlo, bene, ok, migliora. Però di per sé è utilizzabile anche senza Tommy, e questa è una cosa molto positiva. Vedete che i suoi moltiplicatori sono basati sull'attacco e sugli HP. In realtà la componente legata all'attacco è decisamente superiore rispetto a quella legata agli HP per la sua forma normale. Per la forma alternativa invece è il contrario, e vi dico già, non è un nuker la versione alternativa, però comunque va bene così. Con la sua passiva riempie del 5% del contatore di turno di questo campione ogni volta che attacca un obiettivo con un debuff sanguisuga. Infligge il 25% di danno in più agli avversari con un debuff sanguisuga. Molto bene! Perché questa cosa va a cumularsi a tutti gli altri danni extra che fa con le altre destrezze. Bene, ci piace. Oltre a rendere il campione molto molto veloce. Bene. E già questa cosa ci garba, con la sua aura, vabbè, aura che aumenta gli HP alleati in tutte le battaglie del 35%. Molto bene. Con la sua forma alternativa poi passiamo al tipo HP, con 25.000 HP di base, che è moltissimo, non sono molti i campioni ad avere più HP di lui. Mi viene in mente Re della Montagna, mi viene in mente probabilmente Coronar, forse anche Ser Cranio, ma basta. Poi c'è Toshiro. Mica male. La forma alternativa è esteticamente bellissima, è uno dei campioni più belli di Raid. È una forma che suggerirebbe una vagonata di danni, ma purtroppo no, non è così. Questa forma aiuta il team e non fa molti danni, perché ha moltiplicatori basati prevalentemente sugli HP e non sono molti, mentre il moltiplicatore basato sull'attacco è veramente, veramente, veramente basso, quindi no. Comunque attacca tutti i nemici con un 50% di probabilità di aumentare di un turno la durata di tutti i debuff nemici. Per 1-1 è tanta, tanta roba. Con la sua A2 attacca tutti i nemici, guarisce tutti gli alleati eccetto questo campione per il 10% del danno inflitto. Il valore della cura aumenta del 5% per ogni debuff sanguisuga sul team avversario, che non è male. Con la sua A3 attacca tutti i nemici, piazza un debuff, riduce velocità e un debuff sanguisuga per 2 turni, ottenendo un turno extra. Quindi, di fatto, questa destrezza è come se avesse 3 turni di tempi di ricarica. Continuiamo ad avere la sanguisuga, ed è una cosa molto, molto buona perché, come sapete, in alcuni team ci sta che un campione sia lì prevalentemente per la sanguisuga. Pensate per esempio a Razzlebarb dell'Hydra, no? Io lo metto prevalentemente per la sanguisuga, però poi mi fa anche danni, mi aumenta la velocità, insomma è utile per tante tante cose. In questo caso noi mettiamo la sanguisuga sia nella sua forma normale che nella sua forma alternativa, e questa è una cosa buona perché possiamo sfruttare entrambe le fasi in determinati momenti diversi della run, ok? Quindi se abbiamo bisogno da una parte di fare molti danni e di mettere la sanguisuga, forma normale, se invece abbiamo bisogno di un campione un po' più conservativo per il team, ma che comunque mette la sanguisuga, forma alternativa. Azzeccatissimo, mi piace proprio tanto. Con la sua passiva poi raddoppia la quantità di guarigione ricevuta da questo campione quando attacca gli avversari con un debuff sanguisuga. Inoltre riduce il danno subito dai nemici sotto debuff sanguisuga del 50%. È difficile scegliere quale delle due forme utilizzare, perché sono entrambe molto molto interessanti ed è chiaro che dipenderà dal team. Per la sua forma normale potremmo decidere di utilizzare magari, che ne so. In realtà sì, ci sta l'idea di un set che ignora la difesa, ma non è l'unica alternativa. Per quanto riguarda questa forma, io credo che sia molto interessante un set provocazione. Perché noi abbiamo un campione che si cura a valanga, che si cura veramente tanto, che cura gli altri veramente tanto, e che quindi non ha paura di prendersi qualche sberla. Lui attacca ad area con la sua 1, quindi attaccherà tutte le teste. E se attacca tutte le teste, colpirà di sicuro anche la testa che clensa, provocandola. Quindi io credo che questo signore qui in set provoke ci sta davvero tanto. Sì. Se poi avete la possibilità di utilizzarlo insieme a Mikage, Mikage si può fondere, quindi è verosimile che voi li abbiate entrambi, se avete Toshiro. E cosa fa Mikage quando attacca con la sua 1? Attacca un nemico e se con un alleato a caso della fazione degli Ombranti, e ovviamente
Toshiro è della fazione degli ombranti, quindi sono tutte occasioni in più ogni volta che Mikage utilizza la sua 1 e la sua 3 naturalmente di andare a provocare. Non è male, non è male, non è male. E inoltre, se questa build in set provoca grossa anche in termini di danni, non è detto che voi non riusciate a sfruttare anche la sua forma primaria, ok? Per fare danni, nonostante il set. E lo dimostrano campioni come per esempio Coronar, che hanno sempre dimostrato di fare molti molti danni se vogliono, anche con un set provocazione, perché Coronar di certo non lo faccio in set selvaggio, insomma. Comunque, mi piace tanto, ma soprattutto mi piace tanto il modo in cui stanno amministrando i mitici in questo momento. Sono tutti utili, sono tutti forti. Ho sentito parlare bene anche di Calamitous recentemente, devo ancora guardarmelo il video di Scratch in realtà, ma ne ha parlato molto bene, quindi magari forse riabiliteremo anche Calamitous, ma qualunque mitico ti esca dalle schegge, a meno che non sia le di Mikage che ti dispiace perché lo puoi fondere, insomma, ma qualsiasi mitico ti esca dalle schegge, tu sei contento perché fa qualcosa di veramente veramente buono per il tuo account e può essere determinante in molti team. Quindi bene, che continuino così. Se proprio devono aggiungere i mitici, che sia questo livello, perché quando tu apri una scheggia void e ti esce il leggendario, non è il problema del leggendario, perché sei contento di aver pullato un leggendario, ma il problema è che ti esce Vlad, che ti esce Vizix, che è già, che ti esce, che ne so, Togron, che fa schifo, come è successo a me, che ti esce quello degli ombranti di cui non ricordo nemmeno il nome, vabbè, non me lo ricordo, capito? Cioè, questo è il problema, che ti può uscire un pollaccio. Se invece qualsiasi leggendario delle schegge de Void, per esempio, fosse Gesù Cristo, alzerei le mani, cioè sei solo contento. E questo è il problema. E adesso, quando apri dei resti che ti sei sudato nella città di Sintranos e ti esce il mitico, o apri una primaria e ti esce il mitico, sei contento perché sai che sarà qualcosa di buono. Quindi bene, bene, bene così. Continuate così. Allora, voglio sapere naturalmente la vostra, se vi piace, se lo avete trovato, se lo state utilizzando a questo punto. E poi mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella. In questo modo la Planarium produrrà ancora altri mitici da recensire. E infine, che dire, siate furiosi, ma rimanete bravi. Adipi.